Brutta disavventura questa mattina per un noto ristoratore del centro storico che è stato aggredito e rapinato da due banditi, forse armati di coltello. La vittima è Daniele Capesce del ristorante pizzeria Decanter. L'uomo stava proprio entrando nel suo locale, che si affaccia su Piazza delle Carceri, quando verso le 10.30 è stato rapinato della valigetta con dentro il Mac, il telefono cellulare, soldi contanti e un blocchetto degli assegni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Capesce è stato aggredito mentre si trovava all'esterno dell'ingresso laterale del ristorante, in vicolo dei Bardi. Sono arrivati da dietro, ha raccontato. Non sono riuscito nemmeno a vederli in faccia. Mi hanno puntato qualcosa nella schiena, non so se fosse un coltello. Poi mi hanno detto: non ti voltare e dacci la valigetta. Ottenuto quello che volevano, i due sono scappati, lasciando sotto shock la loro vittima. Probabilmente il colpo era stato studiato e due rapinatori infatti hanno evitato di passare davanti alle telecamere di sicurezza, che nella zona sono numerose. Sabato sera invece un giovane pratese di 25 anni è stato aggredito in via Guizzelmi a Grignano da due cinesi ubriachi che si trovavano all'esterno di un circolo gestito da connazionali. I due, al passaggio dell'auto del giovane, hanno iniziato a prenderla a calci e pugni. Il 25enne ha cercato di allontanarsi in retromarcia, ma ha colpito un'auto in sosta. Prima del provvidenziale arrivo della polizia sono intervenuti il gestore del circolo cinese e un suo connazionale, che hanno bloccato i due esagitati.